Temptation Island, la relazione tossica tra Federica e Alfonso scuote i fan. L'indignazione dei social, ha bisogno di aiuto. Insieme da 8 anni, da quando lei ne aveva 12, la discussa coppia del reality di Filippo Bisciglia solleva il web tra scene di gelosia e racconti da brivido. Temptation Island a settembre è finalmente realtà. Ieri martedì 10 settembre 2024 è andata in onda la prima puntata della 13ª edizione, esordio della, quasi, inedita versione autunnale, e il reality show di Filippo Bisciglia è già destinato a fare discutere. A pochi mesi dalla chiacchieratissima rottura tra Lino Giuliano, prossimo concorrente del Grande Fratello, e Alessia Pascarella, infatti, un'altra coppia ha attirato l'attenzione dei fan. La relazione tra Alfonso e Federica ha sollevato le polemiche su social, scopriamo perché e tutti i dettagli. Temptation Island, la storia di Federica e Alfonso. A pochi mesi dalla conclusione dell'ultima edizione, che ha fatto registrare ascolti da record, ieri martedì 10 settembre 2024 è ufficialmente iniziata la nuova versione autunnale di Temptation Island. All'Ismoras Relais di Santa Margherita di Pulla, in Sardegna, sono sbarcate le 6 nuove coppie, Anna e Alfred, Diandra e Valerio, Giulia e Mirko, Sara e Fabio, Milly e Michele e Federica e Alfonso. Quest'ultima, però, come detto, ha fatto particolarmente discutere i fan. Il motivo? La storia d'amore tra i due concorrenti di Temptation, purtroppo, presenta tantissimi tratti tipici di una relazione disfunzionale, da una gelosia fuori controllo a vere e proprie scenate di maschilismo abusivo e tossico. Tra i più giovani partecipanti del reality, Federica Petagna, 20 anni, e Alfonso D'Apice, 25 anni, stanno insieme da ben 8 anni, vale a dire da quando lei ne aveva 12. Come raccontato nel corso della prima puntata di Temptation Island andata in onda ieri, con il passare del tempo il loro agghiacciante rapporto ha sfiorato il limite. Accecato da una grande gelosia, per usare un eufemismo, Alfonso proibisce alla sua ragazza di parlare con le amiche, di uscire di casa o di andare in vacanza. Durante la sua unica esperienza da sola, un viaggio di lavoro di 3 giorni a Roma, il fidanzato ha impostato la geolocalizzazione sul cellulare della compagna, l'ha chiamata continuamente e infine ha percorso 250 km per raggiungere il suo hotel nella capitale e controllare la camera. Siamo qui perché io sono geloso, ma la cosa è stata aggravata dall'episodio di Roma che mi ha deluso, dichiara lui. Per gran parte della sua vita Federica ha avuto a che fare dunque solo con lui, motivo per il quale le nuove interazioni con le colleghe a Temptation sono state uno sfogo quasi liberatorio. La reazione, indignata, dei social. La relazione tra Federica e Alfonso, segnata da una gelosia incontrollata e un maschilismo tossico, ha ovviamente fatto discutere il web. Sui social, infatti, i fan di Temptation Island si sono scagliati contro il 25enne e anche contro il programma per avere dato spazio a una brutta parentesi come questa. In tanti, ovviamente, fanno il tifo per la rottura e auspicano una rinascita di Federica, sei stupenda Fede. Scappa e vivi la tua vita da ventenne, questo è un carceriere, non un fidanzato. Spero che lei fugga da questo individuo, questo ragazzo non doveva partecipare a questo programma, è di cattivo esempio, ha bisogno di aiuto. Questo è rimasto agli anni della pietra.
Non può togliere i sogni a questa ragazza solo perché è geloso. Ha seri problemi e va seguito. Si legge su social. E ancora, qui non c'è niente da scherzare, sono comportamenti pericolosi. Alfonso caro, non è gelosia, è possessività e pazzia. Ad Alfonso serve uno psicologo, non Temptation Island. Purtroppo non c'è nulla di televisivo o di trash nella coppia Federica-Alfonso, qui si parla di comportamenti. Questo non è un viaggio nei sentimenti ma un viaggio nella tossicità più totale, eccetera tra le reazioni.